primo banchetto, giusto? Il secondo. Ah, secondo banchetto per raccogliere le firme, per chiedere il referendum per l'ingresso della città metropolitana. Cioè, voi volete che siano i cittadini a scegliere se entrare o meno nella città metropolitana di Bologna. Spiegaci un po' come funziona la raccolta firme. Bene, allora abbiamo cominciato una settimana fa, vogliamo finire fra una settimana, che quindi entro Pasqua, vogliamo raggiungere 600 firme. Il limite che è contenuto nel regolamento è 500, ma noi vogliamo 100 in più per essere sicuri per eventuali cancellazioni. Le portiamo in comune, poi ci sarà un procedimento amministrativo prestabilito, un comitato che le controllerà, le vaglierà. Poi c'è una seconda raccolta firme, la prima raccolta serve solo a presentare il quesito. Non lo so a memoria. Comunque il concetto è: volete voi che il territorio del comune di Imola entri a far parte della città metropolitana? Quindi sì, no. Semplice e chiaro, netto, che il territorio di Imola entri a far parte della città metropolitana, volete voi questo? Quindi 600 firme per presentare il quesito. Successivamente altre 2500 firme su moduli diversi, quindi i primi 500 devono rifirmare, e queste 2500 firme saranno per chiedere la celebrazione del referendum. Il procedimento amministrativo prosegue, ci sarà sempre un vaglio di questa richiesta. Alla fine il sindaco promulgherà il referendum. Noi contiamo di arrivare già ad agosto con questo ultimo definitivo decisione del comune. Quando il sindaco promulgherà il referendum dovranno passare 60 giorni e quindi a ottobre andremo a votare. Bene, speriamo che finalmente un po' di democrazia sì, in questa città. Il referendum è lo strumento di democrazia diretta per eccellenza. Tu hai firmato per il comitato referendario? Sì, ho firmato. E che percezione c'è in città? La città sa di questa cosa? Ma ho la percezione di una città un po' dormiente, un po' assente, un po' assuefatta, anzi direi di una città un pochino rassegnata dal mio punto di vista, ma non solo per quanto riguarda la città metropolitana, per quanto riguarda proprio il suo futuro in generale. In questi mesi di impegno per arrivare a questa raccolta firme, cosa avete percepito in città? Cioè la gente sa di cosa stiamo parlando? Cos'è la città metropolitana? No, non lo so. Niente proprio. Lo sa in modo vago, cioè che esiste un progetto che ha quel nome lì, ma che cosa significhi non sa niente. Quindi c'è anche un'opera di informazione da fare? Sì. Sì, sebbene che l'informazione poi magari la gente non viene lo stesso ad ascoltare, quindi è una situazione un po' difficile, insomma. Problemi nazionali che predominano e anche internazionali che predominano su queste cose. Io sono poco informata e non saprei decidere al momento, non so cosa ci conviene fare. E quindi vorrei sapere di più, se vado con Bologna quali sono i vantaggi, se invece vado con la Romagna quali sono i vantaggi, cerco informazione. Però l'importanza del referendum, cioè che almeno si chieda ai cittadini cosa vogliono fare. Beh, assolutamente sì, l'importante è il referendum, sì, però anche l'informazione, voglio dire, poter scegliere però informati. Hai firmato per il referendum? Firmatissimo già da una settimana. Cosa sa la gente di questo tema? La gente confonde molto la morte, tra virgolette, la morte amministrativa delle province, quindi nel nostro caso della provincia di Bologna, con la nascita della città metropolitana che viene percepita come sostitutiva della provincia. In realtà non è esattamente così, anzi è molto 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 diverso. Noi vogliamo appunto attivare questo percorso referendario in primis per dare la possibilità ai cittadini di essere informati sul futuro e come secondo motivo chiaramente affinché loro possano effettuare una scelta consapevole tramite il voto, anche se ascoltando Daniele Manca questa settimana al Cinema Cappuccini è stato un po' fumoso sul referendum, a domanda precisa ha risposto sì, confermando quindi la promessa elettorale del 2013 che ci sarà un referendum, ma ha anche chiarito che questo referendum non permetterà di scegliere dove andare, quindi per questo motivo un po' fumoso. Comunque siamo all'inizio, siamo ottimisti, speriamo che questo strumento di democrazia serva soprattutto come accrescimento culturale, dicevo, della consapevolezza
sicurezza per i cittadini. È giusto che i cittadini siano chiamati a scegliere con un referendum se entrare o meno nella città metropolitana? Sì, anche perché fondamentalmente la città è dei cittadini, quindi è giusto che le sorti della città almeno siano condivise anche soltanto a livello informativo e poi comunque chiedere anche l'opinione del cittadino, secondo me è fondamentale. Che impressione avete? Cioè, c'è un po' di informazione o la gente... Sinceramente io di informazione non ne ho vista da parte delle amministrazioni comunali. Poi probabilmente non sono stato abbastanza attento, però probabilmente magari se è già stato deciso qualcosa hanno interesse ad avere un'informazione più limitata per fare in modo che la gente si trovi un po' a giochi fatti a dover accettare una situazione che sarà magari più o meno condivisa da tutti. La decisione non può passare soltanto dal volere di Manca, noi riteniamo che sia una decisione che spetti ai cittadini molesi che hanno il sacrosanto diritto di decidere sul futuro della propria città. Noi ovviamente non possiamo non dare la parola ai cittadini su una questione così importante per il futuro del nostro territorio. Però non c'è tanta informazione. Assolutamente no, infatti l'obiettivo del comitato che si sta istituendo è proprio anche quella di informare i cittadini, che poi liberamente nel momento in cui si andrà a votare saranno liberi di decidere ciò che vogliono. Quanto ne sapete della città metropolitana? Scusa. Di che cosa stiamo parlando? Cioè, di che cosa stiamo parlando? Del referendum. Ah, del referendum. Che è giusto farlo, quello è ovvio. Quello che è giusto farlo è ovvio. Non si può prendere per buono il diktat di un'amministrazione la quale autonomamente decide di annettere la città di Imola nell'area metropolitana. Cioè noi, almeno per quello che ci riguarda, ci sembra giusto e democratico chiedere il parere dei cittadini, i quali si esprimeranno secondo le loro opinioni. Anche noi da parte nostra come Lega non vediamo assolutamente un interesse che lì Imola entri nella città metropolitana. L'interesse in questo caso lo fa la città di Bologna, se proprio alla vogliamo grande. Essere... Lo fa solamente la città di Bologna. Sinceri, per cui resta ben poco altro da dire.